Tic Tag, tempo di sport. Tic Tag, tempo di sport. Bentornati dunque alla terza uscita stagionale di Tic Tag. Come ci ricorda Francesca Priore, è tempo di sport perché è venerdì e sono le 18.30. Ciao a Luciano Rapa, direttore di ForzaPescara.tv. Bentrovati. Ciao a Orlando D'Angelo, giornalista del Messaggero e della Gazzetta dello Sport. Ciao a voi e ciao ai nostri ascoltatori. E un caro saluto anche al nostro mitico fonico Luca Di Carlo. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Allora, oggi Francesca Priore non c'è, clamorosamente, perché l'abbiamo mandata a lezione di russo e poi capiremo perché, magari potrebbe tornarci utile l'anno prossimo. Sicuramente sì. Bene, Orlando, ricordiamo innanzitutto dove siamo visibili, dove siamo ascoltabili, più che altro e quando. Sì, vi ricordo che tutti i martedì e venerdì alle 18.30 sul sito www.sporttag.it o su YouTube potrete ascoltare le puntate di Tic Tag, Tempo di Sport. Io ci approfitterei, Marco, un secondo per ringraziare i tantissimi mi piace che nel giro di una settimana sono arrivati alla nostra pagina ufficiale Facebook. Seguiteci, pubblicheremo anticipazioni, foto anche comiche dei nostri backstage. Soprattutto entreremo in contatto con voi ascoltatori e con voi sportivi abruzzesi. Ringrazio i mi piace più illustri degli ultimi giorni, spero di non dimenticarne qualcuno, ma ad esempio Paolo Traini, il direttore del Corriere Adriatico, è mio ex caporedattore al Messaggero, è uno dei tanti. Luigi Di Marzio, il nostro collega del centro. Vania Cantagalli da Teramo, la nostra collega del Messaggero, che presto inviteremo a parlare del Teramo perché ci sono delle novità. Giuseppe Tambone, direttore sportivo, ex Chietica, Estel di Sangro e Napoli, è un mio caro amico, ma in Abruzzo lo conoscono in tanti. Gerardo Masini, il bomber dell'Ischia, che ha appena vinto la Serie D l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato con il Teramo, promosso in Lega Pro. È stato uno dei primi mi piace, non l'ho costretto, ma siamo felici perché è un personaggio di sport. Questa è una notizia che non l'hai costretto. Bene, non c'è Francesca Priore che mi prende solitamente in giro, però attraverso la sua voce, Luca, ricordiamo quali sono gli sponsor di Tic Tag. Per una consulenza rapida ed efficiente, per i risarcimenti assicurativi e per gli altri servizi connessi, scegli Atena Servizi. Atena Servizi in via Dante 9 a San Giovanni Teatino. Tecnomatic SRL, vendita al dettaglio e al noleggio di videogiochi, flipper, biliardini, carambole, slot machine e jukebox. Tecnomatic è in via Verrotti a Montesilvano, presso il centro direzionale Espansione 2. Tic Tag, tempo di sport. Bene, grazie Luca. Allora abbiamo ricordato Tecnomatic SRL e Atena Servizi che ci permettono di andare in onda. La scaletta di oggi, Luciano e Orlando, è davvero fitta. Io inizierei subito con il primo contributo ricordando e facendo una premessa. www.sporttag.it e in questo caso anche Tic Tac Tempo di Sport sono due prodotti editoriali che vogliono dare egual misura a tutte le discipline sportive della nostra regione e non solo. Per esempio Montesilvano ha ospitato nel weekend appena passato uno stage internazionale di arti marziali organizzato dalla UASCA, che è un'associazione pluridisciplinare assai accreditata. Ascoltiamo allora l'intervista che abbiamo realizzato proprio durante lo stage di arti marziali al maestro, al presidente di questa associazione, Alfredo Bassani. Alfredo Bassani, presidente internazionale della UASCA, un weekend di grandi arti marziali a Montesilvano, un evento di rilevanza mondiale. Sì, grazie. Questo è un evento che si protrae ormai nell'arco degli anni. Abbiamo iniziato nel 1975, per cui questa federazione storica si rinnova anno per anno e affluiscono da tutte le parti d'Italia, d'Europa, compreso il mondo, perché abbiamo rappresentanti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, poi abbiamo l'Inghilterra, quindi rappresentanti di Europa, Germania, Croazia, abbiamo America, il gran concilio mondiale dei maestri al mondo, il più grande concilio dei più grandi maestri, è uscito un'enciclopedia, qua hanno messo la UASCA come la più grande associazione affiliata all'OCSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, che appunto rappresenta essa in tutto il mondo. Come fate a tenere vivo l'interesse attorno al mondo delle arti marziali da parti del mondo così disparate?
L'interesse per le arti marziali è un interesse che ha radici molto profonde, per cui non è solo l'interesse di fare sport, perché l'arte marziale, secondo il mio modesto giudizio, non è solo sport, ma bensì è alta arte, cultura e anche tecnica sportiva. Se lei dovesse avvicinare un giovane atleta a questo mondo, cosa gli consiglierebbe? Abbiamo anche noi dei grandissimi atleti campioni mondiali, abbiamo per il Takemusu Jutsu Combat, questo Takemusu Jiu-Jitsu è l'evoluzione del Jiu-Jitsu, cioè la tecnica che genera tecnica, l'infinità della tecnica, per cui tutti possono combattere, in tutti coloro i quali praticano sport da combattimento, dall'MMA, dalla Muay Thai, dalla Kikijitsu, dalla Kickboxing, possono osservare il nostro programma e competere con noi per queste discipline. Però direi ai giovani di abbracciare l'arte marziale come interesse, come arte e cultura e come movimento fisico, non solo per il business dei combattimenti. Tic Tac, tempo di sport. Luciano, allora l'Abruzzo che ospita un evento internazionale di arti marziali, Pescara e Roseto che si fanno valere nel basket regionale, la pallanuoto con il Pescara, il grande calcio a 5 con tre realtà sempre sulla cresta dell'onda. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che c'è un'attenzione particolare nella nostra regione per tutte le realtà sportive, non solo in termini di eventi come quello che abbiamo appena proposto tramite la tua intervista, ma come realtà sportive. Ne hai citate alcune, io amplio, dicendo certo. Sempre per quanto riguarda il basket, l'Adriatica Pescara, il progetto del basket rosa nella città d'Annunziana, che sta disputando i playoff per salire di categoria dopo una regular season straripante. Ma penso anche alla pallamano, l'Handball Pescara, che dopo un campionato straordinario con 12 vittorie su 12, con due giornate d'anticipo, è arrivata in Serie A2 e per una Serie A che si acquista, quella della pallamano, purtroppo se ne perde una, perché ai noi Pescara Calcio nel calcio a 11 ci saluta. C'è altro da dire, altre belle realtà nella nostra regione, il Sulmona, marcia trionfale anche per il Sulmona Calcio che dopo 18 anni torna in Serie D, complimenti a mister Meco Monaco che a Francavilla aveva sfiorato per due circostanze il salto di categoria, ci è riuscito nella città di Ovidiana. E allora, prima di introdurre il tema Pescara Calcio, ricordiamo che sui nostri giornali di riferimento, giornali online www.sportac.it e www.forzapescara.tv, tutto lo spazio che è necessario e che viene dato agli altri sport, lo trovate soltanto sui nostri giornali. Possiamo dirlo questo? Possiamo dirlo, ci sono anche altre realtà che ci provano, però i grandi media, ai noi, tralasciano di trattare gli altri sport. E allora, Orlando, stiamo per introdurre il tema relativo al Delfino con la prima intervista, il primo contributo, quello realizzato da Luciano Rapa al mister Christian Bucchi sul presente, ma soprattutto sul futuro. Luca. Mister Bucchi, un antico adagio latino recita Nemo profeta in patria, però da Ascoli ci arrivano notizie che il club bianconero vorrebbe affidarle la panchina per la prossima stagione. Quanto è lusingato e soprattutto quanto c'è di vero, se è già mosso qualcosa? No, insomma, se sia vero non lo so assolutamente, perché ovviamente non ho avuto nessuna notizia, nessun contatto e via. Sono molto lusingato perché evidentemente, insomma, nonostante in questo momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo qui, qualcuno possa aver apprezzato il mio lavoro, mi fa piacere. Io però sono estremamente concentrato, insomma, e preso da questa che per me continua ad essere un'occasione importante. Sono estremamente grato alla società che ha creduto in me in un momento delicato della stagione e che comunque sia mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Ripeto, non è facile, specie in una stagione così difficile e così complicata, sentire comunque sia la stima e l'apporto della società al mio fianco, quindi penso a questa mia avventura e penso a chiudere al migliore dei modi, perché credo che sia anche giusto così, perché tutti lo meritano. Possiamo dire però che in un senso o nell'altro Bucchi non tornerà nel settore giovanile? Ma non lo so, perché quando ho iniziato questo passaggio in prima squadra con il presidente c'era stato un accordo comunque sia di continuare il nostro percorso insieme, che poi sia settore giovanile o altro, insomma, avremmo visto strada facendo. Io no,
non mi metto paletti, dico sempre che nel mio mestiere più che in altri l'importante è lavorare, perché metti in pratica tutte quelle che sono le tue conoscenze, tutte quelle che sono le tue esperienze, tutte le tue magari nuove idee che hai voglia di trasmettere. Quindi io non lo prenderei assolutamente come una retrocessione. Non sono ovviamente un ipocrita nel dire che una volta affrontato un percorso con una prima squadra, insomma in Serie A, se ci fosse la possibilità di continuare un percorso comunque sia del genere mi farebbe enormemente piacere. Poi ripeto, io sono legatissimo alla società, quindi quello che loro riterranno opportuno per me ne parleremo insieme, lo affronteremo insieme come è sempre stato. Grazie mille, buon lavoro. Tic tac, tempo di sport. Orlando, allora a te il delicato compito di effettuare questa fase di transizione dall'allenatore, dal direttore sportivo in prospettiva futura, a quella che è un po' la notizia di questa settimana, ovvero al presunto interessamento di un imprenditore russo al Pescara Calcio. Ok, da dove cominciamo? Perché le cose sono veramente tante. Dalle lezioni di russo di Francesca Priore. Dalle lezioni di russo Priore, che ci aiuterà sicuramente poi a intervistare i russi quando arriveranno. Noi dovremo soltanto scrivere. A parte gli scherzi, cominciamo con ordine la questione allenatore. Bucchi, sì, ovviamente, pur non avendo fatto punti, sta facendo bene, almeno dal punto di vista del carattere, delle motivazioni, del riordino di una situazione che stava andando alla deriva, ha fatto vedere qualcosa. Una Korf la stai scrivendo però. No, qui c'era bisogno anche di una persona che rimettesse in ordine i cocci, perché diciamo che il vaso era rotto quando Bucchi è arrivato. Lo sta facendo diciamo con provocatore lo sta facendo come può, senza conquistare punti, ma lo sta facendo. Detto questo, Bucchi difficilmente allo 0,1% sarà l'allenatore del Pescara nella prossima stagione, ormai questo si è capito. Orlando, De Canio, Marino, c'è qualcun altro? No, c'è qualcun altro, perché la società si sta interessando molto a Vincenzo Torrente, l'allenatore del Bari, ex allenatore delle giovanili del Genoa con parentesi in prima squadra, soprattutto l'artefice del miracolo Gubbio della seconda divisione alla Serie B, un allenatore che gioca con il 4-3-3, che ha grinta, che sta facendo vedere qualcosa, non ultimo la super rimonta contro il Lanciano di sabato scorso. Torrente, il nome nuovo, il nome che potrebbe scalare la graduatoria in maniera molto veloce, perché la presenza di De Canio, uomo che ama anche la gestione tecnica e la gestione del mercato, potrebbe essere troppo ingombrante per la società e per i progetti della società. Un Torrente, Vincenzo ovviamente, che conosce Martino Borghese, che ha avuto l'anno scorso a Bari, che quest'anno non ce l'ha e che è dato in orbita Pescara. Sì, infatti, un altro giocatore che potrebbe tornare avendo avuto una parentesi seppur breve in biancazzurro. Allora, abbiamo un interessante contributo che hai realizzato tu, Orlando, Roberto Druda, tra un po' lo sentiremo. Ti volevo soltanto chiedere, per quello che riguarda la figura del direttore sportivo, a che punto siamo, perché mi pare che negli ultimi giorni siano usciti nomi nuovi. Sì, il nome nuovo, e che anche in questo caso è ormai in rampa di lancio, è quello del pescarese doc Fabio Lupo, un uomo di calcio ormai di grande esperienza, di grande preparazione, avvocato, sa ricoprire il ruolo di direttore generale, di direttore sportivo al tempo stesso. Hanno parlato Lupo, Sebastiani, gli altri soci, è un nome gradito a tutta la società in toto, e per questo ha diciamo in questo momento il vantaggio sulla concorrenza. Potrebbe lavorare in coppia con Guglielmo Acri, che rimarrà all'interno della società, al momento è capo dell'area scouting. Potrebbe avere un ruolo più importante e lavorare insieme a Fabio Lupo. Orlando, abbiamo detto di Bucchi che potrebbe andare ad Ascoli, però qualche rumor delle ultime ore parla di un percorso inverso di un altro personaggio, un possibile percorso inverso qualora le ipotesi Lupo ed altre andassero a svanire, ossia Giovanni Paolo De Matteis, il direttore sportivo dell'Ascoli. Tu che ci dici in tal senso? No, io posso solo confermare che al momento il contatto con Fabio Lupo è quello più importante, e il nome di Lupo è il più accreditato per questo incarico. Difficilmente la società dovrebbe discostarsi dalla figura che Lupo incarna, cioè direttore generale e sportivo insieme, pescarese, amante del progetto e non del portafogli,
una persona che probabilmente è quella che fa il caso del Pescara. Ovviamente Marco, e così chiudiamo anche il cerchio delle novità, prima di arrivare a queste decisioni, cioè almeno prima che queste decisioni diventino ufficiali, il Pescara deve riorganizzare il suo assetto societario, ci sono dei soci che vorrebbero ridurre il proprio impegno e c'è in questo momento il punto interrogativo della società russa. Non è una favola, non l'ha inventata nessuno, non è Pinchonev come qualcuno ci ha scherzosamente detto su Facebook, ma è una società... Pinchonev? Sì, ah, okay. Un gruppo di imprenditori russi che è già stato a Pescara a colloquio con Sebastiani per altri affari, si sono dati appuntamento per riparlare anche di calcio. Da Mosca ho ricevuto una telefonata personalmente. Questo è clamoroso. Da un collega del giornale Sport Express che parla italiano, non scherzate con le solite battute che fate, che parla italiano, che mi ha detto che questo gruppo addirittura voleva comprare il Pescara. Poi, non conoscendo la realtà, gli ho spiegato che il Pescara ha le quote frazionate in 20 soci e che quindi forse Sebastiani, che non intende vendere, questo è chiaro, sta creando lo spazio per l'ingresso di questo gruppo. Si tratta di un gruppo importantissimo, dicono, in Russia dal punto di vista finanziario. Vogliamo sdrammatizzare prima di andare alle altre notizie con il contributo di Orlando? Sì, drammatizziamo. Qualcuno quest'anno ha fatto circolare sui social network un fotomontaggio con l'allenatore nel pallone riferendosi al primo film. Adesso, con l'arrivo dei russi, si gioca molto con l'allenatore del pallone 2, dove c'era la cordata russa che entrava nella Longobarda. Perfetto. Intanto Orlando sta ricevendo chiamate dalla Finlandia, dalla Russia. Sì, da Chievia. Quindi mentre accede a Google Translate per poter rispondere a dovere, Luciano, io entrerei in un altro tema, che è quello del mercato biancazzurro svolto in estate, perché attraverso il contributo realizzato proprio da Orlando D'Angelo con Roberto Druda andiamo a scoprire il nome di un giocatore che sarebbe potuto arrivare in biancazzurro, che invece non lo ha fatto. Un grande rimpianto, come lo definisce lo stesso Druda. Luca, sentiamo. Ai microfoni di TikTok, Roberto Druda, noto dirigente calcistico abruzzese, collabora sia con il Pescara che con il Wanderers Montevideo. Le due società hanno in mano un grandissimo talento del calcio uruguaiano, l'attaccante Maxi Rodriguez, 15 gol segnati finora nel giro della nazionale. Che giocatore è e qual è il suo futuro, se lo vedremo mai con la maglia del Pescara? Maxi Rodriguez purtroppo non si è potuto esprimere a Pescara, di questo diciamo mi dispiace tanto, perché penso che sarebbe stato utile al Pescara per il tipo di giocatore che è. Io lo paragono a Francesco Totti come ultimo passaggio, un giocatore che c'ha molto l'ultimo passaggio, aveva 22 anni, 3 anni già di Serie A nelle gambe. Penso che è un talento in Sud America, è un talento. Il Pescara lo ha opzionato, lo riscatterà a fine stagione e poi? Adesso con il Pescara retrocede, per Maxi Rodriguez il futuro sarà diverso. Il Pescara ha l'opzione del giocatore che ha molte richieste, ha avuto anche richieste a dicembre dal campionato di Serie A brasiliano, dal campionato cileno, dal campionato argentino. Non so adesso la società come si muoverà. È un capitale sicuro del Pescara, speriamo che il Pescara risalga, perché purtroppo non ha potuto giocare a Pescara, perché contemporaneamente il Pescara è andato sul croato come centravanti. Allora i comunitari ne erano 4, però l'ha considerato un investimento. Tic tac, tempo di sport. Luciano, a quanto pare abbiamo perso un Francesco Totti. Lo abbiamo perso per lo scorso campionato, però nulla è deciso, perché il Pescara, nell'appuntamento che avrà con l'agente del calciatore, con Victor Mesa, presidente della società in questione... Ma adesso stai svelando però il secondo contributo di Orlando, poi Orlando si offende. Vabbè, ma queste sono fonti di Orlando e poi Orlando ci illustrerà meglio quello che io stavo... Stesso Druda, non mettete in mezzo. Il Pescara comunque può esercitare il
diritto di riscatto che aveva stabilito in estate per 1.600.000 euro. Certo è che il campionato straordinario che sta facendo questo ragazzo nella sua patria ha calamitato l'interesse di tante altre squadre, in particolare di quelle brasiliane. Rimpianto ancora più grande perché al suo posto è stato scelto Ante Vukušić. Sì, chiaramente sì, ma è chiaro che c'era un solo posto per gli extracomunitari e hanno deciso di giocarselo per il centravanti. Orlando, Luciano parlava di un appuntamento di cui tu sai praticamente tutto, è come se l'avessi già svolto questo appuntamento. Sì, tu. Sono appena tornato, dal futuro. Posso dire adesso che cosa è successo a Huelva il 30 aprile 2013. Perfetto, allora sentiamo l'intervista realizzata nel passato di Orlando, sempre Roberto Trude, e poi scopriamo il presente di cosa si tratta. Arriverà a Pescara, secondo te, la tua valutazione è buona, la presenza di Meta tra le due società può favorire l'ingaggio di questo ragazzo? No, ma questo sicuramente, perché diciamo questa collaborazione sta nascendo adesso, non è che sono venuti ragazzi di un club di categoria inferiore, sono venuti ragazzi da un club di un certo livello della Spagna. Quindi io penso che una collaborazione tra Recreativo Huelva, Pescara e Wanderers di Montevideo può portare a Pescara dei frutti. Considerando quello che piace al pubblico di Pescara, penso che rimpiango che non sia venuto Maxi Rodriguez, come penso che sicuramente i ragazzi spagnoli pensi che sarà un buon investimento, una collaborazione che spero si concretizzi in maniera ancora più positiva. Ci sarà un incontro tra Sebastiani e presidente delle altre società. Penso che Pescara sia un buon progetto, penso che sia un buon progetto. Grazie. Tic tac, tempo di sport. Orlando, Druda parlava ovviamente dei giovani ragazzi come Barrero e Molina che sono comunque nell'orbita del Delfino, però poi si è tornati al discorso Maxi Rodriguez e a questo incontro. Dici un po' com'è andata, visto che tu l'hai già svolto, come ci hai detto. Allora, l'incontro su Maxi Rodriguez dovrebbe portare a questa conclusione. Il Pescara potrebbe riscattare il cartellino del giocatore investendo 1.600.000 e poi venderlo a titolo definitivo, la sua valutazione è superiore ai 5 milioni al momento, quindi fare una grande plusvalenza, oppure fare un lavoro di progettuale, un lavoro di investimento tecnico, dandolo in prestito pagato ad uno dei club importanti del Sud America che lo hanno richiesto. Io ne cito due su tutti, il Gremio e l'Università de Chile. Sono due squadre che lo vogliono a tutti i costi e che pagherebbero anche per il prestito. Questo per quanto riguarda l'operazione Maxi Rodriguez, che quindi è un capitale del Pescara, come diceva Druda, e lo sarà sia in termini di trasformazione finanziaria e sia in termini di eventuale investimento dal punto di vista tecnico, quindi tenendo la proprietà del ragazzo. Poi Druda parla di un altro progetto che riguarda sempre la collaborazione di Victor Mesa, lo ricordiamo, il presidente del Wanderers Montevideo e del Recreativo Huelva in Spagna, uruguaiano, grande imprenditore che ha già il 3% di quote del Pescara e che ha già detto a Sebastiani di voler ampliare il suo pacchetto azionario. E il 30 aprile si vedranno in Spagna Bankowski, Sebastiani e Mesa per parlare dell'affare Maxi Rodriguez, ma non solo. Il Pescara ha già provato 4 giovani del Recreativo Huelva, e in gran segreto, a parte qualche notizia circolata negli ultimi giorni, questi 4 giovani sono stati i migliori del club spagnolo al torneo di Viareggio, dove il Recreativo ha partecipato. I due giocatori che il Pescara sta cercando di prendere, favorito anche dei rapporti con Mesa, sono Molina, un trequartista mancino del 96, che il Genoa sta richiedendo al Recreativo da molti mesi ormai, dal torneo di Viareggio, e un altro, il difensore centrale Barrero Calvo, nel 95, alto 1,85, piede già educato, dicono gli addetti ai lavori, e sono due giocatori di grandissima prospettiva e anche diciamo potenzialità immediata in caso di Serie B l'anno prossimo, essendo europei e non sudamericani. Luciano, puntare sulla serietà organizzativa e societaria per mantenere quell'appeal che ovviamente non ci sarà più in caso di B, ormai scontata. Sì, credo che sia la via obbligata, però permettimi di non prenderci troppo sul serio e di scherzare anche su queste cose.
dalla Babele in campo con i tanti stranieri in questa rosa, potremmo avere una Babele in società, visti i russi e visto Victor Mesa. Perfetto, viste anche le vacanze che stavo per prenotare Orlando in... non sai dove? No, non lo so. Dacci questo scoop. Non lo so neanche io, lì non sono ancora andato con la macchina del tempo. Non lo so neanche lui. Perfetto, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra terza uscita stagionale. Luca Di Carlo, ovviamente sempre super operativo in console, ci fa segnali di tutti i tipi. Speriamo noi intanto venerdì di riavere Francesca Priore e speriamo che possa salutarci anche in una lingua diversa dal francavillese. Un applauso per Taglieri. Ecco, subito il morbo si impossessa di noi. Bene, ragazzi, appuntamento dunque a venerdì prossimo, ore 18.30, www.sportac.it con il tempo di sport. Volete salutare qualcuno in particolare? No, in bocca al lupo a Lanciano che tra poco gioca contro la Ternana, uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Certo, in diretta web ovviamente su sportac.it. A presto! Avete ascoltato Tic Tac, tempo di sport.